Ciao a tutti e benvenuti, ben ritrovati in un nuovo video di questi taccattoni. In questo video vi farò vedere come mettere una retro custom, oppure potete usare una qualsiasi auto di Benny per fare money glitch nel deposito veicoli speciali. Per prima cosa dovete avere un veicolo speciale, diciamo, da sacrificare, da spostare, non lo andrete a perdere, gli verrà solo cambiato di posto, praticamente lo troverete nella base. Dovete avere un amico, noi lo stiamo, potete farlo a inviti o sessioni amici, come preferite. La cosa importante è avere la Venture a base operativa, logicamente il deposito di veicoli personali e un veicolo speciale. Fate salire il vostro amico con voi nella Venture, poi una volta che lui, siete insieme a lui, andate sull'opzione esci e dovete premere prima opzioni, rilasciando il tasto opzioni premete X. Vi dovete buggare, come avete visto nel video, in quella maniera che il menu è offuscato. A questo punto andiamo su una qualsiasi applicazione tipo Spotify e l'avviamo, poi ritorniamo nel gioco. Così, facendo così, metteremo l'applicazione in sospeso. Quando saremo ritornati nell'online, tramite l'opzione giochiamo insieme, state vedendo il sottofondo di screen, il vostro amico vi dovrà rinvitare in sessione. Una volta che sarete tornati in sessione dal vostro amico, il vostro amico sarà buggato nell'aereo. Qui l'aereo mi era sotto sopra, non si vedeva. A questo punto, per fare sbuggare il nostro amico, basterà che avviamo una qualsiasi attività, una qualsiasi missione. Ad esempio usiamo sempre il lavoro da titano perché è la prima che becchiamo. A questo punto noi andremo nella lobby di gioco. Se siamo in sessione inviti, l'amico si dovrà unire e accettare le schermate nere, perché tanto non ci saremo bisogno di uscire. Se invece siamo in sessione amici, prima dobbiamo uscire e poi diciamo al nostro amico che può confermare tutte le schermate nere. Qui poi ci riporta a un vecchio glitch, per questo ho fatto tutto molto veloce. Praticamente voi e vostro amico dovete trovare un po' di timing. Vedete che qui con il mio amico ci ho messo un po' di più. Praticamente dovete premere insieme il triangolo in modo in cui quando lui entra voi scendete e lui si mette al posto di guida. Fate un paio di prove, come vedete abbiamo un po' insistito. La versione che trovo io un po' migliore è quando l'amico si allontana un po', come vedete, e poi si avvicina correndo. Dopo un paio di tentativi ci siamo riusciti. Comunque vedete come voi più è facile il timing, se usare triangolo insieme oppure con un po' di rincorsa. Lì si è andato proprio a pascolare, vedete, dopo un po' c'era riuscito, lui però ha tenuto il triangolo premuto e è uscito fuori. Non dovete tenere il triangolo premuto, altrimenti il personaggio vi uscirà fuori dall'auto. Una appena ci si è riuscito, come l'abbiamo fatto noi, dopo una mezz'oretta il vostro amico trova a posizionare la macchina come nel vecchio glitch. Io qui sto usando una LG retro custom, ma potete usare anche una Sultan, dipende da quello che avete. Logicamente consigliamo la retro custom perché è quella che paga di più. Una volta che l'amico l'ha posizionata, proviamo con il tasto triangolo se abbiamo il teletrasporto nell'auto. Se l'abbiamo, il glitch adesso sta andando tutto bene. A questo punto usciamo da soli dalla base, mi raccomando, e richiediamo il veicolo speciale che vogliamo portare nella base operativa. Cioè io userei qualcuno che non viene usato. Io lascerei stare la Ruiner, la Rampo, perché sono carine e si possono usare in free mode. Una volta che l'abbiamo richiamato dal touchpad e spawna fuori, non ci resta che rientrare nella base. A questo punto andiamo sul pallino giallo e con la visuale verso l'auto premiamo insieme X e triangolo. Se è andato tutto bene, saremo usciti fuori con l'auto. A questo punto rientriamo nella base e andremo a sostituire la retro custom, che per magia sarà di nuovo nella base. Quindi qui sarebbe il bug, vado a sostituire la retro custom e a quel punto si trasforma nel veicolo speciale. E così, dopo aver fatto questo passaggio, qui l'aereo che era buggato era visibile,
Notate che questo passaggio potete andarvi a vedere il video che ho fatto oggi pomeriggio, dove per sdoppiare le retro custom, come dico sempre, a manetta. Poi un altro piccolo update che riguarda il gift card friend. Praticamente che succede? C'è una versione molto molto più semplificata, senza benzina, e spero che per gli amici di Xbox One è la soluzione, finalmente l'hanno trovata. Allora, praticamente che succede? Base operativa piena come al solito per fare gift card to friend. Il nostro amico diventa CEO, ci manda l'invito, andiamo sul pallino giallo, accettiamo un invito e avremo subito la schermata nera. A questo punto confermiamo con X, siccome siamo con il CEO non verremo risucchiati, quindi a quel punto ci suicidiamo e il nostro amico scioglie il CEO o il CEO. Una volta che l'ha sciolto, noi come entreremo nell'auto o nel veicolo che vogliamo ricevere dal nostro amico, riceveremo la schermata nera, basta che premeremo X e saremo teletrasportati dentro alla base e ci chiederà di sostituire il veicolo. Qui logicamente l'RVC è invisibile nella base, sarà visibile in un garage, poi lo trasferirò in un altro garage. E con questo piccolo update è tutto. Vi auguro una felice serata, fate bravi, e ricordo, se avete bisogno di qualche account glitchato, moddato, ci sono degli sconti per Pasqua. E niente, saluto Emanuele che mi fa sempre i capelli bianchi per fare un glitch. Ale, questo è per te, che lo desideravi questo passaggio oggi. E raga, un abbraccio a tutti, ci sentiamo nel prossimo video e fate bravi. Ciao, alla prossima.